Waheekuj, ben ritornati a voi, Strandling 91, in questo nuovo episodio di Pokémon Mystery Dungeon, squadra di soccorso deluxe. Ho giocato un bel po' dalla scorsa volta, davvero tanto, e ho raggiunto il rango argento come squadra di soccorso. Ci sono altri ranghi, già voglia quanti ce ne sono. Però in questo episodio andremo ad aiutare l'amico di questo piccoletto, che è anche ora. L'altra volta, ogni volta che appunto facevi una missione, che succede? Vai a dormire, ti svegli e Marowak mi diceva: andiamo ad aiutare Jumpluff, ed io, aspetta, fammi fare altre missioni. Comunque sia, lo leggete anche lì, rango squadra, argento, punti a prossimo rango 3000. Ovviamente, più fai missioni di rango alto, più hai possibilità di prendere più punti, questo è normale. Ma a questo punto andiamo ad aiutare nell'abisso silente l'amico di Jumpluff, però mi sa che devo prendere qualche mela prima per appunto riempire lo stomaco quando si è in missione per troppi piani, magari poi non trovi niente. Ovviamente ho aumentato il rango della squadra per permettermi di portare più oggetti con me. Direi che sono pronto per andare in missione a recuperare il piccolo Jumpluff. Andiamo! Aspetta, l'amico di Jumpluff? Sì, è un Jumpluff, quindi ok. Siamo con questa squadra che, ragazzi, Magnesio dal 7 ha livellato solo 4 livelli. Nonostante io abbia giocato davvero tanto per arrivare al rango argento. E abbia combattuto lo scibile umano. Mi pare molto strano. Mamma mia, che dirupo. Già. Il tuo amico Jumpluff si dovrebbe trovare all'interno di questa gola, giusto? Esatto. Mi spiace davvero per il disturbo, ma siete la mia ultima speranza. Poi con quale faccia proprio beata? Ma no, che dici? Nessun problema. Basta che ci paghi. So, Link, andiamo. No, scherzavo, eh. Ah, un momento. Ah, ecco, vedi, forse sì. Sì, di pure. Ho dimenticato di dirvi una cosa. Questo posto è conosciuto come l'Abisso Silente. E si dice che al suo interno dorma un terribile mostro. Che? Un mostro? Ai ai ai, ragazzi, qui sarà dura. Così dicono. In realtà si tratta solo di una leggenda. Speriamo. Però è anche vero che Shiftry non ha ancora fatto ritorno, quindi ho pensato che fosse meglio avvisarvi. Aia! Improvvisamente mi è venuto un mal di pancia terribile! Ah! Come mai? Il mio pancino, che fitta improvvisa! Oi, oi, oi! Devo aver mangiato qualcosa di avariato a colazione. E tu come stai, Link? Ti senti male anche tu, no? Il pancino ti fa male, giusto? Marowak, sei proprio un disgraziato, eh? Uffa, Link, dovevi farmi da spalla. Siamo o non siamo una squadra? Dobbiamo intenderci al volo noi. Sei tu che devi intendermi al volo. Ma Marowak, non capisco, che ti succede? Non avevi mal di pancia? Eh? Ah, sì. Mi è passato tutto. Cosa ti ridi? Questi schiaffi 2-2. Dunque, tornando a noi, hai detto che c'è un mostro, giusto? Sai che aspetto ha? Non ne so molto, in fondo è solo una vecchia leggenda, non so se esista davvero. Ho capito, suppongo che lo scopriremo presto, dobbiamo solo sperare che non esista sul serio. Il mio amico Jumpluff dovrebbe trovarsi a piano meno 10. Ok, non preoccuparti, su Link entriamo. Va bene, allora entriamo in questo abisso silente, piano meno 10, speriamo di farlo in fretta. C'è un Teddy Ursa, oh che bellino. Posso? Grazie. Scoppiato, bene. Ah, ci sono un po' di strumenti e le scale già. Ragazzi, io per il momento, bene, mentre gioco appunto per i video non livello, non combatto contro tutti. Allora, i Pokémon KO, non ricordo se l'ho lasciato nello scorso video, ma i Pokémon KO, ragazzi, non cerco di recuperarli perché di alcuni non so se ho la base. Ma per altri, proprio perché ci devo sprecare la mela, praticamente. Boh, sprecare per modo di dire, Però appunto devi usare la mela. Ok, questo qui aumenta le mosse. E vediamo un po'. Frustata, non è molto, ma qualcosina gli facciamo. Ottimo. Oh, cavoli, non ci avevo fatto caso. Ok, l'amicizia tra Guidolo, Foresta, Barlume. No, ok, ce l'ho, perfetto. Oh, Magnesio al 12, ci mancava poco allora per salire di livello. Ci siamo, piano meno 10. Quindi praticamente alla fine. Se non sbaglio, l'amico di Jumpluff dovrebbe trovarsi da queste parti. Ah, ma tu sei...
Eravamo venuti a cercarti, tutto bene? Sì, io sto bene. Meno male, il tuo amico ti sta aspettando. Shiftry però se l'è vista brutta. Che? Shiftry? Presto, andiamo a vedere. Sinceramente non ricordo chi appare qui come nemico. Ah, ti senti bene? Su, cerca di rialzarti. Non preoccupatevi per me. Piuttosto, scappate! Via di qui! Eh? Scappare? Ma cosa dici? Cosa succede? Cosa sono queste nubi nere? È buio pesto! Eccolo, sta arrivando! Già qui Zapdos? Io mi ricordavo che dovevamo scalare un monte per arrivare da lui. Fatevi da parte, intrusi. Costui ha osato disturbare il mio sonno. Io non ho pietà per chi osa importunarmi. Nessuno escluso. L'ha polverizzato. Shiftry, è sparito. Il mio nome è Zapdos. I fulmini si piegano al mio comando. Vi aspetto al Monte Tuono. A meno che non vogliate abbandonare Shiftry al proprio destino. Tremendo. Zapdos. Quindi è lui il mostro di cui parla la leggenda. Soprannome a Weedle per il momento no. Comunque sia, abbiamo scoperto qual è il mostro della leggenda. Cielo, sei sano e salvo, come sono felice! Già, salvo per un soffio, ma ora Shiftry è in pericolo per causa mia. Dicci cos'è successo di preciso. Ok. Shiftry ha generato vento con la forza delle sue foglie ed è riuscito a liberarmi dalle rocce. Il problema è che quel vento ha anche squarciato in due nuvoloni ed è stato allora che è apparso quel mostro. Già, quel mostro. Ha detto che il suo nome è Zapdos. Zapdos hai detto? Alakazam! Però lui c'ha la voce più solenne. Zapdos è uno dei Pokémon leggendari. Dicevano che fosse caduto in un sonno profondo da tempo immemore. Beh, a quanto pare Shiftry l'ha risvegliato. Ti sbagli. Il vento di Shiftry è stato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E poi il fatto che non ci fosse un alito di vento è già sospetto di suo. Credo che le catastrofi naturali degli ultimi tempi c'entrino qualcosa in tutto questo. Zapdos è folle d'ira per essere stato strappato al sonno. Dobbiamo salvare Shiftry. Pensi che abbiano qualche chance? Gli attacchi elettrici di Zapdos sono tremendi. Lo so. Per questo dovremo essere cauti. Ci siamo anche noi, salveremo Shiftry insieme! Non se ne parla nemmeno, è troppo pericoloso. Zapdos è un avversario formidabile. È fuori dalla vostra portata. Per chi ci hai presi? Non siamo deboli come credi. E poi non abbiamo affatto paura di Zapdos. Vero, Link? Certo, io non ho paura. Dite un po', avete mai assaggiato i suoi attacchi elettrici? Ti lasciano stordito e tremante fino alle ossa. Ce la caveremo. Con Zapdos non si scherza. Uno come lui vi mangia in un boccone, non vi fa paura? No, per niente. Noi siamo una squadra di soccorso proprio come voi. E vogliamo aiutare Shiftry. Allora, ti sei convinto, Alakazam? Va bene. Riconosco che avete coraggio. Evviva! Non dovresti reagire così. Allora è deciso. Andremo tutti al Monte Tuono. Ma le nostre squadre agiranno separatamente. Noi partiremo non appena saremo pronti per la missione. Abbiamo di fronte un avversario temibile. È necessario prepararci a dovere. Vi consiglio di fare lo stesso prima di avventurarvi sul Monte Tuono. Il nostro obiettivo è salvare Shiftry. Non sono ammessi passi falsi. Ben detto, io sono carico al punto giusto. Link, mettiamocela tutta! Certo. Dunque, per affrontare Zapdos, dovrei vedere un attimino se c'è qualche gravel roccia più potente da lanciare contro i Pokémon avversari. Dunque, ricapitoliamo. Dobbiamo dirigerci al Monte Tuono e salvare Shiftry, giusto? Alakazam ci ha detto di prepararci a dovere prima di partire. Che si fa?
Possiamo partire subito per il Monte Tuono oppure rimandare. A te la scelta. Una cosa è certa. Oggi faremo del nostro meglio, come sempre. Sapete che c'è? Provo direttamente a fare Monte Tuono. Dovrebbero essere 20 piani, se non sbaglio. Andiamo, va. Ci saranno sicuramente Pokémon Elettro. Però, insomma, dovrei cavarmela bene. Eccoci ai piedi del Monte Tuono. Chissà se la squadra di Alakazam è già da queste parti. Quello Zapdos. Ha l'aria di uno che fa sul serio. Devo ammettere che mi intimorisce. Ma non mi lascerò prendere dalla paura. Il nostro obiettivo è salvare Shiftry. E non ci arrenderemo. Ben detto, amico mio, ben detto. Monte Tuono, piano 1. Ok, qui c'è un Pokémon. Uno Stuntler. Tauros. Cavoli, Tauros, se mi piacerebbe averlo. Vabbè, stavolta Tauros lo faccio passare perché è Tauros. Non peraltro. Anche se non dovrei. Ok. Tauros va nella zona Safari, che ce l'ho. Perfetto. Se arriviamo alla fine di questo dungeon, potremmo appunto tenercelo in squadra. E anche Stuntler. Stuntler, foresta energia. Però intanto portiamocelo per questa avventura. Poi non importa. Almeno facciamo un po' di... Siamo più forti, siamo. Possiamo attaccare di più. Attenzione, siamo già arrivati? Ne abbiamo fatta di strada. Non dovrebbe mancare molto alla cima. Ah, guarda, Link! Oh, sì, ricordo. È una statua di Kangaskhan. Non sai quanto è utile nelle avventure. Permette di riorganizzare gli strumenti direttamente dal dungeon. È l'ideale per fare un po' di ordine tra gli strumenti. Comunque su, proseguiamo. Qualcosa mi dice che ci siamo quasi. Bene, proseguiamo allora. Oh, eccoci! Eccoci finalmente. È alla cima del monte. Zapdos, dove sei? Siamo qui per salvare Shiftry, vieni fuori! Direi che è uscito fuori. Ah! Vi avevo avvertito, non ho alcuna pietà per chi mi importuna. Non ho paura. Zapdos non mi fa paura. Ehi, Zapdos! Lascia andare Shiftry. Te lo ordina una squadra di soccorso Pokémon. Il vostro coraggio è grande. Almeno quanto la vostra insolenza. Bene, non avrò nessun riguardo. Vi concederò ciò che chiedete. Ossia la mia ira funesta. Ti chiami Achille o ti chiami Zapdos? Devo avere un angolo migliore per colpirlo. Però tu mi odi, Zapdos. Tu mi odi proprio, dillo chiaramente. Ma aeroattacco, ma tu sei pazzo. Io posso solo fare gravel roccia, ragazzi, non posso fare molto. Sono un Pokémon erba. Però ragazzi, vabbè, io l'ho detto, quello che mi capitava prendevo. Però è confuso, ragazzi, va benissimo. È molto buono. No, lo manca, oh, attenzione. Però ragazzi, siamo in 5, dovremmo riuscire a farcela. Ipnosi. Peccato che Stuntler non posso portarlo perché non ho i campi. Si è svegliato? Eh beh, se gli lanci contro qualcosa è normale che una persona si sveglia. Precedenza. Bravissimo. Bravo. Con parafulmine di Marowak. Di Marowak non prendiamo appunto danni da attacchi elettrici. Buono. Hai finito il PP. E io la vita. È fatta? Così semplice? Va bene che eravamo in 5. Però cavoli, non l'ho mai fatta così veloce. Non posso crederci.
Che c'è? Non ne hai avuti abbastanza? Fatti sotto allora! Il tuo prossimo avversario sarò io! Basta! La lotta è finita! La mia collera si è placata! Libererò Shiftry! La vostra tenacia merita tutto il mio rispetto, ma non illudetevi! La prossima volta non sarete così fortunati! Non avrò scrupoli! Vi consiglio di non abbassare la guardia! Quindi preparatevi a dovere per il nostro prossimo incontro. Bello Zapdos. Cercavo sempre di reclutarlo quando giocavo la versione base, diciamo. Guardate, è Shiftry! Stai bene? Sì, non so come. Che bello, sei sano e salvo, meno male. Lasciatemelo dire, sono molto colpito. Non avrei mai detto che saresti riusciti a mettere in fuga il temibile Zapdos. Sono d'accordo. Per essere un Bulbasaur sei straordinariamente forte. Ho capito subito che eri speciale, fin dalla prima volta che ti ho visto. Ho come l'impressione che tu in realtà non sia un Pokémon. Dico bene? Come hai fatto a capirlo? Ad ogni modo sì, hai ragione. Link non è un Pokémon, in realtà è un essere umano. Cosa? Un essere umano hai detto? Ma com'è possibile? Non può essere. Che strano, vero? Nemmeno Link sa come sia potuto succedere. Un giorno si è svegliato e chissà perché aveva le fattezze di un Pokémon. Inoltre non ricorda quasi nulla del suo passato. Ah, ora che ci penso. Alakazam, l'ombre ci parlava di te in piazza. Stando a quanto dice non c'è niente che tu non sappia. Forse sai anche come mai Link è diventato un Pokémon? No, non lo so. Oh, peccato. Pensavo che forse uno come te potesse saperne qualcosa. Tuttavia, esiste un modo per scoprire la verità. Davvero? Quale? Dirigetevi alla vetta ancestrale. Lì troverete un Pokémon che passa le giornate contemplando il sole. Dicono che sia in grado di prevedere il futuro. Il suo nome è Zatu. Sono certo che lui saprà come aiutarvi. Capito, quindi non dobbiamo fare altro che trovare questo Zatu. Piccolo appunto, dico Zatu perché la X non si legge X come in italiano quando si legge un nome inglese. E dato che i nomi dei Pokémon sono tutti quanti dall'inglese, lo leggo appunto come in originale, ovvero Zatu. Forza Link, bisogna raggiungere la vetta ancestrale. Non sprechiamo tempo, torniamo subito al quartier generale. E anche tu, Shiftry, è ora di tornare a casa. Ah, sì, hai ragione. Link! Forza, non startene lì a perdere tempo. Andiamo su! Sì, cammino. Mo vengo, arrivo, eccomi. Alakazam, ti conosco troppo bene. Non posso credere che tu non abbia idea di quel che è successo a quell'umano. Sii sincero. Ne sai qualcosa, non è così? Ho un brutto presentimento su questa storia. Ma per ora preferisco non parlarne. È per il loro bene. Ma un po' capi perché è per il nostro bene. Abbiamo trovato Cuor di Leone come MT, l'unico forziere che abbiamo trovato. Bello, Tauros 17! Profitti stellari? Oh! Certo che lo prendo. Buono, buono. Peccato per Stuntler. Mi chiamo Bully. Mi ringrazia per la bella avventura, ma sono io che lo ringrazio per avermi aiutato a sconfiggere Zapdos. Con precedenza poi, ragazzi. Anche nel dungeon mi ha aiutato con precedenza. Fantastico. Vediamo un po' che succede oggi, poi concludiamo il video. Link, buongiorno! Ieri ho fatto qualche ricerca. Pare che la vetta ancestrale si trovi in cima al canyon maestoso. Direi che non c'è tempo da perdere, no? Beh, andiamo al canyon maestoso. Che succede? Sì? Che c'è? Come fai a impegnarti così tanto? Come? Ma che domande sono? Ci conosciamo appena. Ci conosciamo appena? Ma come? Link, io e te siamo un team, no? Per un amico come te sono disposto a mettercela tutta.
questo è tutto. Allora, sei pronto a impegnarti al massimo anche oggi? Sì, mi impegnerò davvero tanto. Va bene, Cuggi, allora questo video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo che in descrizione, come sempre, c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!